Io mi arrogo il diritto di averti soprannominato Captain Bart all'epoca quando eri il perno centrale della squadra di basket del Molise. Adesso lo sei ancora, ma in altre vesti. Adesso ricopri un ruolo che, d'accordo, è un ruolo importante, oltre che essere il secondo a Vito Consome, ma sei anche uno che si occupa della cantera, delle giovani leve, appunto del Molise Basket Young. Ne sa qualcosa, no? Eh sì, dai, Gli ultimi successi. cerchiamo di trasmettere tutto quello che sappiamo alle nuove leve, ai ragazzi giovani. Questo nient'altro che cerchiamo di fare del nostro meglio, insomma, tu lo sai, Michele, cioè, quando c'è la passione e soprattutto quando si è stati giocatori, cioè, si cerca sempre di fare il meglio. Naturalmente stiamo parlando con Michele Bertinelli, chi non lo avesse ancora riconosciuto, è un grande giocatore che ha dato molto alla squadra, ma anche a livelli nazionali è uno che ha dato parecchio al basket. Parliamo di squadre a livello di Serie A, ma anche con qualche maglia azzurra di contorno, se non Eh sbaglio. sì, dai, giovanili e poi con i vecchietti, dopo l'over Vabbè, 40, comunque, è la sempre un maglia onore. azzurra è sempre la maglia Sempre un azzurra, è onore sempre un vestire i grande colori. onore, certo, c'è una Allora, grande emozione. quest'anno come vedi, a differenza dello scorso anno, come vedi la situazione? Guarda, quest'anno sicuramente, calcolo che io l'anno scorso sono entrato in corsa, quindi ho avuto un po' di tempo, diciamo, per metabolizzare Certo. tutta la situazione. Quest'anno, a partire dall'inizio, è differente. Quindi io posso parlare di quest'anno, l'anno scorso Sì, non vabbè, posso dire diciamo, più sì, di l'anno scorso tanto. sei entrato strada facendo. Quest'anno diciamo che è un bel gruppo di giovani, tutti ragazzi che hanno voglia di correre, di dimostrare soprattutto, perché sono tutte scommesse per loro, sono tutte sfide, che è la caratteristica poi dei giocatori di pallacanestro, la sfida. E questi mi sembra una bella squadra, come ti ho già detto, che ha voglia di correre. Ora sta a noi, dello staff tecnico, a dargli la giusta direzione. Beh, bisogna dire che tu hai contribuito anche alle fortune, diciamo, di questa squadra, perché con la tua squadra che allenavi dalla Molise Basket Young mi sembra che hai ottenuto dei risultati non da nascondere, insomma. Allora, innanzitutto devo dire che, guarda, la fortuna di avere una squadra come quella dell'anno scorso capitano poche volte nella vita, Certo, penso, perché avevo uno indubbiamente. squadrone, magari potevo andare anche da sola. Vabbè, però ci Sì. vuole sempre la mano. Poi, vabbè, ho aggiustato un paio di cose, ma sono stati bravissimi i ragazzi a vincere due campionati, l'Under 19 e la Serie D. Quindi sono stati bravissimi i ragazzi ad ascoltarmi, a capire che non dovevano esserci prime donne, doveva essere un gruppo. Sono stati bravi ad accettare i nuovi arrivati, perché poi, sai, accettare giocatori da altre categorie, farli integrare, quella forse è stata la cosa un po' più difficile. Però del resto è stata un'annata meravigliosa. Senti, come ti trovi con Mister Console, Vito Console, Alla appunto? grande, è un Cioè, pugliese. lo conoscevi È già un prima pugliese, di... mi fa morire da ridere Dica, ma lo quando conoscevi già parla. come giocatore o magari No, no? no, come giocatore no, No, io non l'avevo hai sentito avuto mai. parlare come allenatore, sapevo già che era un allenatore con le idee chiare, molto intenso, come metodologia di allenamento. Quindi vi trovate in simbiosi? Sì, ci Benissimo. prendiamo in giro, ci Eh beh, certo, vabbè, divertiamo, ma anche quello ci da vuole. bolognesi ho la Eh parlata beh, certo, pugliese. indubbiamente, ci vuole anche quello, un po' lo scherzo, poi anche perché Certo, certo. l'armonia di squadra dipende anche Certo, da vi provo a questo. insegnare un po' di cose, In bocca al lupo, Michele, anche per quanto riguarda dai. Va bene. quello che fai, oltre a quello come allenatore in seconda, ma anche quello che farai con i giovani ancora quest'anno. Viva il lupo Viva il e lupo ciao a tutti. sempre. Ciao, Ciao, grazie ciao. Michele, ciao.